Allora, buongiorno, ultimo Press Café dell'edizione 2016 di Luca Comics and Games. E ho il piacere e l'onore di presentarvi a Sensei Yun Koga. Grazie di essere qui. E Caterina Rocchi farà per noi da interprete. Grazie. Comincio io, poi vi lascio la palla, così avrete tutte le domande che potrete fare. E avremo appunto una mezz'oretta circa di Press Café, per cui non voglio portare via tanto tempo. Gli inizi della sua carriera sono legati a dei manga rivolti a un pubblico adolescenziale, però prevalentemente maschile, come appunto Capitan Tsubasa e Sensei. Perché si è interessata a questo tipo di manga fin da subito e non invece a manga rivolti a un pubblico femminile? Cosa trovate di diverso e di più affascinato?少女漫画のマーガレットとか雑誌なんですけど、近所のお兄さんとかお姉さんとかが読んでて、それをおさがりってもらいました。per dare un attimo di contesto, in Giappone i manga non vengono pubblicati in tankobon, non vengono pubblicati in libretti, ma vengono pubblicati un capitolo per volta in raccolte di capitoli che escono settimanalmente o mensilmente. E lei riceveva Shonen Jump, che è una di queste riviste shonen, Margaret, che è un'altra rivista shoujo, le riceveva da le persone del vicinato che una volta letti le ripassavano. E per questo appunto si è appassionata al genere shonen inizialmente. Chi fa per prima la domanda? Volevo chiedere alla sensei, sappiamo che appunto ieri diceva che comunque ha una passione per le bende e così via. Volevo invece che ci spiegasse invece il dolore all'interno dell'opera di Loveless, il dolore che comunque viene, si instaura comunque nel rapporto tra Sobi e Rizuka e anche comunque il rapporto tra Rizuka e sua madre. がみんな自分のことを中心に考えていると苦しみがやっぱり出てくる、で他人との関わりの中で自分の苦しみだけから抜け出していくっていう状況を書きたいとは思っています。一人でずっと苦しんでいるところから抜け出すにはやっぱり自分以外のものとの関わりが大事になってくる、そこが突破口になると思って、キャラクターとキャラクターのつながりを書いていきたい。Trova
trova che il dolore sia inevitabile nel vivere e nell'essere umani, e per questo appunto tende a incorporarlo spesso nelle opere e con una certa prevalenza. Ma soprattutto si tratta di non solo un personaggio che rimane chiuso nel proprio dolore, ma guarda al di fuori di se stesso e cerca di superarlo in maniera matura, e questo poi rende un personaggio più se stesso, e più vivo e capace di connettersi agli altri personaggi, che è quello l'importante, no? Mm-hmm. Sappiamo che la Sensei è una assidua lettrice, quindi vorrei sapere se tra i vari autori emergenti degli ultimi anni ci sia qualcuno che, leggendo la sua opera, abbia detto: questo farà strada, questo è bravo. この人面白いこの人はこれからずっといい漫画家になりそうな気持ちがありましたか？今年、 今注目の今年の新人 って誰かな? È una domanda difficile. E c'è Silvia? No, chiede aiuto al pubblico, all'editore. オタコイは面白かったんですけど、今年でもない。去年ですね。去年か。去年でもいい。あ、去年。そうです。ただ、オタコイは面白かったんですが、出落ちな感じもしてて。最近。え、プレゼンテをした。コニシさんとか。コニシさんは。プレゼンテ stavano parlando di Otakoi. Il titolo completo è Otaku ni koi wa muzukashi. Otaku ni koi wa muzukashi. È difficile amarsi da otaku. Non so come è stato tradotto in italiano, però stava dicendo che è molto interessante. Tra l'altro è edito da Ichijin Sha e sembra molto promettente. Ce n'è un altro di cui non riesce a ricordarsi il nome. Nadake, hola.何面白いものがありました。ちなみに面白いものですよ。不倫ものですよ。今話題になってて、すごい良かった。あれはすごい良くて。 SMS? C'era uno biografico molto interessante. あげくの果てのカノンじゃないの？そう、あげくの果ての果てのカノン。あげくって？あげくの果てっていうのはどういう意味？米すぎる。何て言ったらいい？そう、あげくの果ての果てのカノンです。イルティトロギャテって。そうそうそう。これ、SM なんだけど。 奥さんのいる男の人が大好きになっちゃった。主人公は女の子で、ちょっとストーカー気味なんですよ。 La protagonista è una ragazza che ha problemi di stalking. で、その奥さんのいる先輩的な男の人をすごく好きで。 C'è un senpai che le piace molto. いわゆる不倫者なんだけど、彼をずっと追いかけていくっていうのが。 Ah, è lei la stalker, perché lo sta seguendo il suo senpai. そう、主題なんだけれども、実は世界が崩壊しつつあって、彼はその世界のために、好きな先輩ね、主人公が好きな先輩は世界のために戦ってるんだけど、そのために実は、 自我が崩壊していく、変化していってしまうのね。でもその変化していく先輩をずっと好きでい続けて、まだこの話を始まったばっかりで途中なんでどうなってしまうか分かんないんですけど、かなり私は傑作の香りがしている。
Dice che è particolarmente interessante perché appunto il senpai in realtà sta combattendo per salvare la terra e lei nel frattempo lo segue e lo stalkerà e quindi siccome è appena stata creata come serie nata da poco, dice è molto curiosa di vedere poi come si svilupperà il resto della storia, è una cosa un po' diversa dal solito. Questo manga non è che è molto bello, si è emozionata. Allora, se volete sapere cosa è particolarmente bello di questo manga, sono 主人公の女の子が, 世界が滅ぼうが, 彼が変わろうが, 自分の恋愛だけを突き詰めてって, どのような絶望的な状況になっても 常にストーキングしてるんですよ。大好きなんです、彼のこと。 La protagonista si trova in situazioni poi assurde perché appunto si tratta di salvare la terra e, però nel frattempo segue il suo senpai e fa tutto questo attraverso la forza del suo stalking. Ma è manga, quindi yonde itadakemaru. Ma chotto hajimatta bakkari de mada atarashii de. È una serie nuova, quindi se arrivasse in Italia dategli un'occhiata perché è molto interessante. Non credo di essere riuscita a tradurre bene tutto quanto perché è una storia un po' strana. Lo ammetto pubblicamente. Tornando a la letteratura. Quali sono state le sue influenze letterarie? Nello specifico, c'è qualcosa di occidentale anche? Pure... Nel senso di fumettistica o proprio letteratura in generale? Letteratura in generale, sì. Compreso quindi i fumetti. Assolutamente. Sia fumetti sia letteratura. Manga tocca... manga riga è uno dei... ヨーロッパとか、日本ではなくての、本とか、コミックことは、呼べますか？どのぐらい、日本以外のものが自分のスタイルに取れますか？話とか。そうです。あまりアメコミとか海外の漫画を読んでる方ではなかったので、詳しくないんですが、マーベルの作品は映画になって、そのバットマンとかスーパーマンとか、まあ、あまりにメジャーなんだけど、あの辺は映画になってから見るようになって、最近はフラッシュがすごい好きなんですよね。Lei segue dove può i comics americani, premettendo che è difficile trovarli, non è facile reperirli in Giappone, quindi di solito più che altro va a vedere i film o le serie, infatti Batman, Superman se li guarda tutti, anche quelli della Marvel. Ultimamente le piace molto Flash, la serie Flash. 去年、キングスマンが、l'anno scorso、キングスマン、あれはすごい好きです。Le è piaciuto davvero tanto、キングスマン。Collegandomi a questa domanda、che ne pensa di Deadpool? Deadpool見れてないんですけど、見ようと思っています。non l'ho ancora visto, però vorrebbe vederlo。面白いです。面白いですか？あ、そうですよね。シーサイドスクワットがもうやってて、今ハーレークイーンがすごい可愛い、キャラクターとしてすごい可愛いから、le piace molto Harley Quinn, il character design di Suicide Squad è molto interessante, molto carino. いいですよね。quindi bene. Tornando ad Oris, l'elemento animalesco dei personaggi, perché proprio quel tipo di elemento? Perché tra il ragatto? E qual è il profondo significato simbolico? Perché sono state date varie interpretazioni. Vuole sapere proprio invece qual è l'originale, cioè qualcosa voleva significare con questo. Era
E perché, perché proprio in, un, in una storia che tratta quel, quel tipo di argomento, non, non è una storia, cioè una storia comunque importante, la relazione tra, tra due ragazzi, e non invece una storia fantasy o una storia particolarmente staccata dalla realtà. L'avere sua e tuo fantasy poco de manco te lo capito ni aero no che mo ci arrivasse ga e tu ne come mi wa cioè so fantasy poco nare si do ste cono con na hanashi ni ne come mi tsukeyo to omotte ita to ka e tu to ne come mi no imi ga areba chiritai to あの、普通の世界の中からちょっとずれたところをやりたかったんですけど、ま、漫画なので漫画は何でもできるんですよ。で、漫画の中に読者を引きずり込んだ場合、それがうまくいった場合、漫画の中で書いてることは全部当たり前のことになる。ファンタジーとファンタジーじゃないものを一緒に書いても、それは当たり前の世界になるから、つまり漫画でないとできないことをやりたいから、ミックス。Sostanzialmente si, Loveless non si ambienta nel nostro mondo, ma in un mondo leggermente simile al nostro, ma non è il nostro, leggermente spostato dalla nostra realtà, e quindi per questo, l'elemento visuale delle orecchie metteva subito in chiaro che non è il mondo reale di questo dove viviamo tutti. E, tra l'altro, nel manga c'è la libertà di fare quello che si vuole, di mettere cose che non possono neanche succedere nella vita reale, e perciò le piaceva l'idea di incorporare elementi fantasy con una storia realistica e di rendere tangibile la libertà della creatività. La libertà, la creatività che c'è nel manga, perché si può fare tutto quello che si può immaginare, e quindi lei ha immaginato questo. E sul significato simbolico? Nekomimi wa kawaii. Perché sono carine. Mi volevo chiedere, in due manga, se ricordo bene, ha disegnato degli angeli, comunque dei personaggi con le ali. Loveless, le orecchie da gatto, sono belle. C'è qualcos'altro che le piacerebbe, per cui una passione che piacerebbe inserire magari in un prossimo manga? これから、面白そうなアイディアありますか？別のものがありますか？ね、そうですね。何かあったかな。最近はでもちょっと制服ultimamente le divise scolastiche 制服がいいなと思ってて、あとは、男性のスーツが好きなので木やりたいと思っています。ultimamente le piacciono le divise scolastiche e gli abiti eleganti da uomo, quindi potrebbe incorporarli in futuro. Ups. Buongiorno, sono Roberto Bentassuda di AnimeClick.it. Dunque, lei è attiva sin da giovanissima nell'ambiente delle doujinshi, i manga amatoriali autopubblicati. Mi chiedevo quanto ha contato questa esperienza nel prosieguo della sua carriera professionistica, e se c'è differenza tra i lettori delle doujinshi e quelle dei manga ufficiali su rivista,
nel senso se modifica il suo stile grafico e narrativo per andare incontro ai gusti dell'uno o dell'altro pubblico. Grazie. I fan del suo lavoro da mangaka sono fan, però le persone che incontro attraverso le doujinshi sono amici, sono fatti della sua stessa pasta, ecco. Perciò quando disegna per le doujinshi non pensa di disegnare per dei fan, ma pensa di disegnare per amici, appunto. Grazie. 同人誌を作る時は、自分の漫画を描いてるプロの私は、例えば好きな先生となんていうか同じ立場なんですけど、同人誌やってる時は先生側じゃなくて私も漫画は。ディゼニアレ da mangaka è un po' diverso perché appunto lei è la sensei e quindi viene elevata su un piedistallo, mentre invece facendo doujinshi può scendere in mezzo al pubblico, mescolarsi con gli altri, e è un'esperienza molto più vicina in un certo senso. Buongiorno, sono Chiara Bettaglio, Ohio.it. Da quello che abbiamo sentito, la sensei pare essere abbastanza interessata appunto a questo mondo di fumetti anche americani, eccetera. Volevo sapere intanto, visto che Luca Comics and Games sia anche una gamer, e visto che sicuramente ovviamente sarà andata diverse volte al comitetto, sapere un attimino come si trova qui rispetto là e se ci sono parallelismi che si possono fare. Grazie. ゲームそうですね。だからゲームも見えますか？とそしてコミケットは何回も来ましたと。はい、ですからコミケットとルカコミックスアンゲームズはどうやって違いますか？みんな雰囲気が違いますか？まずゲームはすごい好きです。すごい好きです。レピアチェ、レピアチェモルト、レピアチェモルト、ビデオジョーキ。 ずっと長い間、10代からずっとゲームはやってて、ドラクエの1の時からやってるので、すごくキャリアも長いんですけど、でも最近です。ha cominciato attraverso Dragon Quest e poi da lì ha continuato fino ad oggi. で、最近は、さすがに1年、最近は、1つのゲームをやり込むっていうスタイルになってて、1年の間にやってるゲームは2つか3つしかないんですけど、ものすごくやり込みます。 Ultimamente cerca di limitarsi a 2-3 giochi l'anno perché altrimenti diventa impegnativo, però fa in modo di goderseli, di farli contare. モンスターハンターはモンスターハンター 3000 時間以上やっています。 L'ha giocato 3000? 3000. 3000. È più di 3000 volte. 最近、去年、今年ぐらいからソーシャルゲームをソーシャルゲームもソーシャルゲームにはなりました。 Ultimamente le piacciono anche i giochi un po' più sociali dove si interagisce con gli altri giocatori.
本当にこのなんか素敵だなと思ってて、日本にはない感じのイベントですね。Arrivando a Lucca ho avuto un'impressione quasi fiabesca, dice è bellissima ed è una cosa che in Giappone non è proprio possibile fare. Hankeetto wa minna jibun no mokuteki o tassei suru tame ni kojin kojin no kou chokusen teki ni atsumatte iru ndakedo ルッカのイベントはすごい広がりを感じます。Il Comiket è un'esperienza molto personale perché poi ognuno arriva con obiettivi precisi di ciò che vuole comprare, dove vuole andare, chi vuole vedere. Mentre invece Lucca Comics sembra un evento più collettivo che non con un preciso singolo obiettivo, è più una collettività e un'atmosfera generale. Giappone, così evento che sta lì, nante, sono molto convinto, ma, appari, Lucca, no, che è sviluppata, mono, senti, yoyuga, aru, to mimasu ne. Quindi appunto l'atmosfera e le persone, il paesaggio lucchese le è rimasto particolarmente impresso perché è una cosa molto diversa da ciò a cui è abituata. Comiket ni wa nekkyō ga atte sore ga miroku desu. Nekkyō. Nekkyō tte nante ittara iro? Scusate, ho detto una parola che non conosco. なんて言ったらいいの？熱狂って、すごいテンション。Lo spirito del Comiket è anche, c'è anche una tensione diversa e sono tutti più, sono anche molto, come dire, appassionati, è un sentimento molto forte rispetto a Lucca che è più rilassato, almeno lei si sta rilassando. La sensei fa parte di un circolo di doujinshi che si chiama Kokonoe. Volevo chiederle se poteva parlare come è nato questo circolo e come si svolge la produzione di una doujinshi all'interno di un circolo prima poi di arrivare a portarla al Comiket. ここの絵のサークルは どうやって始まりましたか？そして、初めてのじゃあこの土人誌しようと思ったら、土人誌の売るまでのプロセスが知りたいと思います。高校2年生、16ですかね。16の時に、友達が同人誌を作ってとコミケに行ってて、そこに遊びに行ってこんなのがあるんだと思って始まりました。Ha cominciato a 14 anni a disegnare doujinshi con le sue amiche e andando per la prima volta al Comiket si è emozionata, ha pensato che fare doujinshi sarebbe potuto essere un'esperienza divertente, quindi se ne è interessata. Inizio a tomodachi ga tsukutte iru hon ni sanka suru kakachi de ippai kakashite moratte de shibaraku shite kara jibun de hon o tsukuru you ni natta n dakedo sono tomodachi ga hon o kai tomodachi no toko de kaite ta node sore o yonda hito ga ippai ite kashi ga初めて本を作った時には私はもう結構知られていたので最初から本がたくさん売れたので同人誌はそのままスムーズにスタートした感じ。Praticamente per lei l'unione ha fatto la forza perché appunto essendo con diverse amiche hanno avuto maniera di incontrare diverse persone
e di creare dei legami immediatamente, quindi è stato un inizio molto, molto tranquillo e molto favorevole per il futuro, ecco. まず自分で好きな漫画を描いて、それを印刷所に持って行って、印刷所から納品してもらって、で自分でブースで見ます。Il processo di creazione di una doujinshi in realtà è piuttosto semplice perché si tratta semplicemente di disegnare ciò che si vuole perché poi non ci sono influenze esterne, quindi si trova un manga che ci piace, ci si crea una doujinshi sopra, si presenta il comic e poi da lì si presenta il comiket, si stampa e si presenta il comic. Quindi anche la divisione dei compiti, lei fa la doujinshi e gli altri magari si preoccupano per la stampa. Doujinshi nara, jibunde zenbu yarimasu ka to ka, sakuru to issho ni asistanto itai no arimasu ka? Zenbu jibunde yarimasu. Saisho wa mochiron zenbu jibunde yattete, saikin wa chotto 仕事があるので時間がないので手伝って同人誌の方手伝ってもらうけど、同人誌は基本的には全部自分でやるので、その漫画を書いて印刷所に予約して締め切りも自分で作って、で自分で破った時は自分でまた交渉して伸ばしてもらってっていうふうに全部やります。Lo spirito delle doujinshi è una cosa che una persona fa da sé, quindi ha cominciato appunto facendo tutto quanto da sé, ultimamente avendo anche il lavoro di mezzo non, a volte si fa aiutare, però tende sempre a cercare di fare tutto da sola, anche perché appunto è quello lo spirito della doujinshi, quindi si dà lei il tema, si dà lei la deadline e poi dopo si buca da sola la deadline e allora se la manda avanti da sola e poi dopo lo presenta, cerca di fare tutto con le sue forze. La sensei avrà partecipato anche oltre al Comiket ad altre fiere giapponesi. Volevo capire che feedback ha avuto dai fan italiani e come è differente questo feedback da quello che ha riscontrato con quelli giapponesi. していただいて、イタリアの皆さんはオープンだし、親切だし、あったかいし、大好きです。Dice che è la prima volta che viene in Italia, però ha ricevuto un'impressione dei fan italiani estremamente aperta, calda, accogliente, che l'ha veramente scaldata, si è proprio scaldato il cuore come incontro, quindi ne è molto contenta. E poi sono tutti così allegri. Gli puoi dire una cosa? Che, no, ma è solo adesso che io l'ho conosciuta tramite mio figlio, che è un appassionato del suo manga e perciò involontariamente l'ho seguita. È solo quello. Grazie mille. Se non ci sono altre, l'ultima.
Volevo chiedere alla Sensei se poteva parlarci di un tema ricorrente nelle sue opere o se i personaggi con gli occhiali. メガネは好きです。ミピアチョの向き合い好きですね。あのガンダムダブローの時にティエリアっていうキャラクターがいて、あの好きなようにあなたの思う美少年というか美少女というか綺麗なキャラクターが欲しいからお願いしますって言われて、あのメガネをかけました。lavorando al character design di Gundam Dabolo, il personaggio di Tyria, le è stato affidato con il preciso compito di fare un personaggio che le piacesse, che fosse appunto affascinante, accattivante, e quindi è nata la scelta degli occhiali per Tyria. Skinので大体出てきますか、メガネつけてる子は。Quando in generale quando le dicono di disegnare personaggi che le piacciono tende a mettergli gli occhiali. Un'ultima domanda, volevo sapere, sì, ultimissima. Vorrei sapere se la Sensei conosce il fumetto europeo o italiano e cosa le piace, diciamo, della scena del fumetto europeo e come pensa che sia influenzato dai manga giapponesi o come viceversa, pensa che il fumetto europeo influenzi il mercato giapponese. Europa から来る漫画、これもコミックは読んでたことがあれば、どうと思いますかと知りたいし、漫画は、ヨーロッパのコミック読みながら漫画、漫画っぽいの部分がインフルエンスが見えますか、どうやって、どうと思いますか。ちょっと不勉強なんですけど、ヨーロッパの漫画はあまり見てないと思います。Non ha grandi occasioni di leggere fumetti europei e di questo si scusa. 韓国とか台湾、アジア系の先生の作品は、日本でも見ることができるのもあって。そっちの方がよく見てますね。Però per esempio si interessa dei manga coreani, cinesi. Io vi dico semplicemente che fumetti che vengono dall'Europa ne traducono pochi in giapponese semplicemente. Europa の漫画はあまり詳しくないですけど、とにかく画力がすごい。絵がうまいという。Quindi ce ne sono pochi di fumetti esteri in Giappone, però tendono ad avere dei disegni bellissimi, invece. Questo l'ha impressionata, la bravura nel disegno degli autori esteri. In Europa, no, sakuin mo nihon no manga fun ga detekitara omoshiroi, ureshii na tte omimasu. Comunque le fa piacere vedere l'influenza del manga anche in Europa, e di questo ne è felice. E noi siamo felici di avere avuto qui la Sensei, ringrazio Luca Mangascur, ringrazio Caterina Rocchi e ringrazio naturalmente Sensei Yunkova, grazie.